Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gatto Leggero, io sono 94 e benvenuti finalmente ad una nuova puntata sulle 10 curiosità e statistiche legate alla sfida che si giocherà questa sera tra il Napoli e l'Inter. Parlo ovviamente delle sfide al San Paolo. Vi invito fin da subito a lasciarmi tanti mi piace per continuare questa serie che ho visto non è iniziata nel migliore dei modi, ma voglio comunque portarvi almeno finché ne avrò voglia. Perché comunque è giusto che vi porto le cose che voi volete, ma anche le cose che voglio io. Quindi direi che possiamo iniziare subito e partiamo con la primissima curiosità di questa importante sfida per il vertice della classifica. Parlando appunto del tema primi in classifica, l'ultima volta che Napoli e Inter si sono giocate il primato del campionato risale a ben 2 stagioni fa, quando il Napoli del neo allenatore Sarri riuscì a vincere per 2-1 in casa e riuscì a superare quella che in quel momento era la capolista Inter. Il tutto grazie a una doppietta fantastica di Higuain e anche ad un pizzico di fortuna, perché dopo il 2-1 di Ljajic l'Inter prese 2 pali consecutivi a 10 secondi di distanza l'uni dall'altro. Quindi il Napoli vinse quella partita giocando comunque bene, quello bisogna ammetterlo, però anche con un pizzico di fortuna. Un'altra coincidenza legata proprio a questo primato in classifica conteso tra Napoli e Inter risale a ben 28 anni fa. Pensate addirittura che in quella stagione e proprio esattamente alla 9ª giornata il Napoli era primo e l'Inter era seconda, e quindi in quello stesso momento, in quella stessa giornata è arrivato questo big match. In quel caso però ci fu una netta vittoria del Napoli che vinse per 2-0 grazie ai gol di Careca e ovviamente di Diego Armando Maradona. E vedremo un po' quale sarà l'esito finale della partita di questa sera. L'attuale bomber dell'Inter, Mauro Icardi, che sta vivendo un momento di forma strepitoso, qualche anno fa è stato vicinissimo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Napoli infatti che aveva da poco ceduto Higuain alla Juve e si stava guardando intorno per cercare un centravanti forte e completo fin da subito. E queste, diciamo, caratteristiche rispecchiavano e rispecchiano tuttora Mauro Icardi. Infatti si dice che il Napoli era riuscito addirittura ad offrire quasi 60 milioni per portarsela a casa, ma alla fine l'Inter ha deciso di non privarsene e in questo momento direi che ha fatto bene, e il Napoli ha deciso quindi di virare su Milik, che sfortuna o meno non si è rivelato finora un acquisto particolarmente azzeccato. L'attaccante del Napoli José Callejón ha segnato ben 4 gol nelle 8 partite giocate contro l'Inter, e tra questi consideriamo anche la sua prima doppietta con la maglia del Napoli avvenuta nella partita a San Siro tra Inter e Napoli, finita con il risultato di 2-2, e visto che io ce l'ho al fantacalcio non mi dispiacerebbe se all'interno del risultato finale ci sia una sua marcatura. Il Napoli si può considerare una vera e propria bestia nera per l'Inter. Pensate che i nerazzurri hanno vinto soltanto uno degli ultimi 9 precedenti giocati allo stadio San Paolo, e neanche in campionato, perché infatti parliamo dell'ottavo di finale di Coppa Italia 2015-2016 vinto per 2-0 a domicilio dai nerazzurri grazie ai gol nella ripresa di Stevan Jovetic e di Adem Ljajic. Napoli e l'Inter si sono sfidate al San Paolo complessivamente 71 volte con un bilancio a favore dei partenopei, che hanno vinto 36 volte, 18 sono stati i pareggi e 17 le vittorie dell'Inter. I 2 precedenti tra Napoli e Inter della stagione 2007-2008 e 2008-2009 hanno in sé una particolare coincidenza. Pensate infatti che sono finiti non solo con lo stesso risultato, ma anche con lo stesso marcatore, e parliamo del Panteron Marcelo Zalaieta. La vittoria più netta e clamorosa dell'Inter al San Paolo risale alla stagione 1963-64, quando i nerazzurri si imposero con un clamoroso 5-1. È vero che Napoli sicuramente non era quello degli ultimi anni, però comunque vincere con 5 gol in questo stadio è sempre una grande soddisfazione. Parlando appunto di vittorie dell'Inter al San Paolo, sono addirittura 20 anni che l'Inter non vince più in casa del Napoli, parlando ovviamente delle sfide della nostra Serie A. L'ultima volta risale alla stagione 1996-97, quando l'Inter riuscì a vincere grazie ai gol di Galante e un autogol di Turrini. In un Napoli-Inter del 24 settembre 1995 accadde un fatto un po' particolare. Sono gli ultimi minuti della partita e il Napoli sta vincendo, di conseguenza l'Inter sta cercando di velocizzare tutte le manovre di gioco che potrebbero far perdere tempo, come rinvii dal fondo, rimesse laterali, eccetera eccetera. Il portiere nerazzurro Paiuca sta cercando appunto di prendere la palla per rilanciarla il più velocemente possibile verso i propri attaccanti, solo che la palla è in mano a un raccattapalle. Il portiere va vicino al raccattapalle per cercare di prendere la palla, ma il giovane ragazzo
ovviamente napoletano, decide di rallentare molto il passaggio della palla, facendo innervosire il portiere italiano, che gli dà uno schiaffo in testa e si prende il pallone da solo. E a fine partita lo stesso portiere dirà in un'intervista che queste persone adesso iniziano così e poi potrebbero diventare dei teppisti. La cosa particolare però è che quel raccattapalle altri non era che Paolo Cannavaro, il fratello di Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006, che è stato per ben 7 anni il capitano dello stesso Napoli. E diciamo soltanto che non si è avverato il pensiero di Pagliuca detto nel post partita di Napoli-Inter. Bene ragazzi, queste erano le 10 curiosità e statistiche legate alle sfide giocate in casa tra Napoli e Inter. Fatemi sapere con un bel mi piace e con un commento qua sotto se vi è piaciuta questa puntata e se volete magari che vi parli anche di altri big match nelle prossime giornate. Ci vediamo domani mattina alle ore 10 in punto, mi raccomando non perdetevelo per le 10 curiosità però legate ovviamente a Torino-Roma. Un saluto e sempre forza Roma! Ciao ragazzi!